Nuovo tutorial. Quindi, bene, io sembro più piccole. Guarda, mi metto così. Ho le trecce pazze! Quelle di Sofia. Così, ecco, abbiamo le trecce pazze, tutte e due. Il Diario Incantato è il mio nuovo libro. È un'avventura in un mondo magico che si basa su amicizia, colpi di scena, misteri in tutte le librerie. Partiamo da così, quindi capelli sciolti, adesso magari li bagniamo un pochettino e poi appunto ci facciamo le lecce. Io le farò a Lara e mentre le faccio a lei vi spiegherò tutta quanta la tecnica. Vedrete che è facilissimo o quantomeno è fattibile. E poi, visto che è facilissimo, Lara farà le trecce a me. Esatto, iniziamo. Ok, capelli bagnati e adesso cominciamo. Mi serve, scusa, ti ho messo 10 dita nell'occhio, non ti preoccupare, c'hai l'altro occhio che funzionerà benissimo. Mi serve qualcosa di... metto un pochino di spuma perché è più semplice. Allora, i capelli li ho spicciati per 7-8 ore perché erano un po' impicciatini, ma i nodi non ci sono più. Allora, si comincia con questi di qua, tre ciocchine. Qui, in questa parte qua della testa, tre ciocchettine, facciamo le olandesi, quindi Dutch braid, o io le chiamo trecce africane queste. Quindi invece di fare la treccia quella normale che noi siamo abituati a fare così, passare sopra, dovremo passare sotto. Io uso, spero che si veda, queste due dita come pinzetta, perché mi aiuta molto a tenere con una mano sola tre ciocche di capelli. Dopo il primo aggancio, vedete che mi si fa la pinzetta pure di qua? Dopo il primo aggancio prenderò un'altra ciocchettina di capelli e la infilerò sempre nella pinza. Devo spostare la pinza dalla mano sinistra alla mano destra, dalla mano destra alla mano sinistra. Adesso aggiungo un altro po', passo sotto e rifaccio il cambio. Vedete che ho la pinzetta qui, prendo un po' di capelli e ce li metto dentro. Questa va sotto, questa va sopra. Sembra difficile, ma con 2-3 tentativi si fa. Aggiungendo i capelli ogni volta, la treccia rimane come attaccata alla testa, come se fosse cucita. E ovviamente potete finire come volete, nel senso che se volete a un certo punto finire la treccia e lasciare questi capelli sciolti, lo potete fare, altrimenti continuate ad aggiungere ciocche e andiamo avanti. Sì, è stato divertito. E ora facciamo l'altra. Fatto! Finito! Sono molto carine. Girati, ti fai vedere dietro che sono un po' verdi, un po' blu, un po' biondine. Sono bellissime. Sei pronta a farle a me? Prontissima. Non so cosa succederà. Vado a bagnarmi i capelli. Speriamo. Ok, lavati. Qua li ho divisi. Vai. Ok, adesso li leghiamo così. Ricordi, parti da qua. Questo triangolino qui è la tua partenza. Ok. Ok.
poi dividi a 3 e ogni volta che porti aggiungi. Basta! Questo sì, quello da lì. Poi dividi in 3. Io uno. Così giusto. No, no, questo. Aspetta, no. Questo qua. Ok, infatti lo messo. Devi dividere in 3. Aspetta, che poi un po' più di qua. Sì. Dividi in 3. Ah, così. Eh sì. Ah, ok, in piccole parti. Girati. Attaccata alla destra questa. Ok. Sei staccatissimo? No, ma non... devi aggiungere altri. Ah là, aspetta. Guardami. Ah, parti con questo. Dividi in 3. Questo va sotto, aspetta. Questo va sotto e questo va di qua. Ok? T'arrendi? Faccio io? Guarda la pinzetta che faccio. Allora, questa la prendiamo. La mettiamo in tasca. In 3. L'importante è che non le dividi qui, ma che le dividi qui. Devi essere molto attaccata alla testa. Ok. Tu devi cucire sulla testa quasi. 1, 2, 3. Questa magari. Ecco. Mi sento che rimangono mosci. Aspetta. Tre ciocche, una la stacchi e una la dividi a metà, eccole, e poi parti sotto, te vai. Ok, tira però, tira. E gli altri quando entrano? Devi aggiungere? Adesso. Ah, ok. Adesso se devo fare questo. Sì. E aggiungi uno dei 3. Ok, facciamo così. Sì, sì. Ok, ferma, ferma. Sì, sì, sì. Ma io non sono per niente dotata nel fare queste cose. Ma eri brava da piccola. Ma non a fare, ma non a fare le trecce. Fammi la treccia normale che famo prima. Tiè, vai. Dai, fai una treccia normale, vai. Tiè, vai. Ok. Uno. Ti aiuto io a tenerlo, dai. Grazie. Due e tre. Ok, vai. Allora, uno. Incrocia i due, incrociale, brava. Te. E quello mi piace. L'altro lo prendi e lo metti al centro. Questo lo metti al centro. 4, 5, 6, 7. Dai, dai, dai. Un attimo. Okay. Ecco. Questo. No, devi arrivare fino. Arriva fino qua. Non arrivano. Sì, che arrivano. Se allora guarda sta cosa, se una ciocca diventa troppo, a parte che ci sono tre ciocche, ma se una è troppo fina, vedi questa che è fina, tu fai così, prendi un pezzo di questo e la ingrandisci. Ah, rubi un pezzetto da una e lo ricomponi. Finale, questi sono i nostri risultati, queste quelle di Lara, queste sono quelle che ho io. Ovviamente io non sono stata così perfetta facendomela da sola, però va bene, questa è quella che ha fatto Lara. Non è riuscita a fare quella attaccata alla testa, quindi alla fine ha fatto una treccia normale, però l'effetto, se la tenete bella stretta attaccata alla testa, un pochino l'effetto c'è, non avrete tutti quanti i propri pezzettini attaccati così, tutto quanto intrecciato così, però fa il suo lavoro. Quindi bene, io sembro più piccole, guarda, mi metto così. Ho le trecce pazze, quelle di Sofia. Così, ecco, abbiamo le trecce pazze, tutte e due.
speriamo che questo nuovo tutorial delle trecce vi sia piaciuto. Ce ne sono alcuni nel canale, ma non pochi, tanti. Forse chi è iscritto da tantissimo tempo, esatto, si ricorderà le trecce viola di Lara. Sai che ce l'hanno 2018, chiesto? Ci hanno chiesto, rifai le trecce di lana colorate a Lara? Lana? Perché quel tipo di capelli, ah, lana, ad alcuni sembra che... lana. No, 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 allora, no, tu lana, tu Lara. Hanno detto lana per intendere i capelli quelli colorati, che sono pagliosi. Grazie per aver visto il video, fatevi tante trecce, fateci vedere le vostre trecce se vi va, ci mandate in direct su Instagram la vostra fotina e noi la ricondivideremo con un bel bollino in faccia. Un bacio a tutti quanti, iscrivetevi al canale, ci vediamo prestissimo. Ciao! Così bello. Puh.